Sì, certo, anche tu puoi avere la tua soddisfazione. Gioca a football americano, vieni a giocare con noi, vieni nella nostra squadra e vedrai che le, le soddisfazioni non mancheranno. Benvenuti alla quarta puntata di A Come Angels. La scorsa settimana i Ranocchi Angels hanno riposato, questa settimana i Ranocchi Angels pronti per affrontare la trasferta di Roma. Ecco che siamo qui a casa dello sponsor, 15 anni di GLS Pesaro, 15 anni di Parato. Grazie a lui il football americano e il flag football stanno crescendo. Venite con me. Sono qui con Giuseppe Parato, titolare dell'agenzia GLS Pesaro. GLS Pesaro importante per il football americano importante per il flag football importante per noi della pallovale raccontami raccontami chi è giuseppe parato raccontami che cos'è la gls e la gls a pesaro dunque gls pesaro è una società di, di trasporti che di consegne che ormai è diventata multinazionale nel mondo e sta sta gestendo a territori, noi siamo proprietari esclusivi della, della provincia di Pesaro e, e cerchiamo di soddisfare le esigenze dei clienti, nelle, delle partenze, degli arrivi, di pacchi, di tutto quello che il mercato um, può soddisfare. Ecco, diciamo. Perfetto e diciamo che il connubio subito che hai trovato con GLS e lo sport ho visto che negli anni ha funzionato. Hai dato tanto, tanto immagine a tanti sport della provincia di Pesaro Urbino tanti sport sia a livello amatoriale che anche professionistici. Sì, abbiamo sempre quella vena diciamo, di sponsorizzare, di creare un sostegno per lo sport indipendentemente da quale tipo si possa praticare, però questo è stato per la valutazione di dare una motivazione a dei giovani che in questo momento, si trove, non in questo momento, ma dal, dal, dal passato non avevano altri sbocchi. Nell'ambito sicuramente sociale e sportivo per dare qualcosa di importante a, a questa situazione. Esatto, il motivo di questo è proprio uno spirito sociale. Abbiamo ampliato vari, vari sport, dal ciclismo, dal football, dal basket, dal calcio, sia a livello maschile che femminile. Continuiamo a sostenere questi sport, ma poi abbiamo deciso di anche di sostenere varie iniziative umanitarie. Di cui i bambini delle fate per dei bambini autistici che provano a essere indipendenti dalle famiglie e da altro. Quindi una GLS Pesaro, una famiglia, parato, una famiglia parato molto nel sociale, nello sport. E qui si parla di football americano, si parla di flag football, e io non posso che non ringraziarti: quei 15 anni fa quando ci siamo incontrati. Perché già tu sponsorizzavi all'epoca il football americano anche ad Ancona. E quindi 15 anni fa ci siamo incontrati e. Abbiamo creato, non creato, abbiamo deciso di dare preferenze alle società di Pesaro rispetto ad altre, nulla sulla territorialità del, del movimento dello sport. Ecco. Perciò abbiamo creato questo connubio con te eh, e è l'ultimo risultato del 2019, 2019, che siamo vice campioni europei del rugby flying del football che abbiamo disputato in, in, in Israele. A questo ne vorrei parlare più avanti perché chiaramente la GLS per il fulbo americano è un marchio importantissimo Giuseppe Parato eh, ci ha subito regalato emozioni perché è una persona che non ha sponsorizzato il fulbo americano ma è, si è inserita proprio con noi nel fulbo americano quindi vuol dire partecipando alle partite partecipando agli eventi, partecipando alle cene diciamo che ha una, un'amicizia pian pianino, nata negli anni col football americano e non potremmo se non ringraziarti perché 15 anni sono tanti <ride> 15 anni è un gran bel po' diciamo, però dai, è come se siamo nati ieri diciamo, per me no, non pesano rispetto delle, delle cose anzi, più cose riusciremo a fare come il campionato anche un mondiale che abbiamo in procinto di partecipare se Pandemia ce lo consente, però diciamo, intanto andiamo avanti sul campionato di, football, di football, americano. football americano, poi vediamo i risultati che otteniamo. Spero di poter uno di questi giorni di bere la coppa del, <ride> dello scudetto, diciamo. No? Beh, sicuramente ha voglia di crescere insieme al football e questo per noi è una grande garanzia. Grazie alla GLS, grazie a Giuseppe Parato. Con Peppe ci siamo spostati in un'altra area della GLS Pesaro, ubicata in Via Pantanelli a Montelabate e con Peppe parliamo sempre di pallone ovale, ma se prima abbiamo parlato di football americano degli Angels, oggi voglio parlare con lui di flag football. In Italia abbiamo una nazionale italiana. In Italia abbiamo due nazionali italiane, una maschile e femminile. E Giuseppe Parato con GLS, grazie alla sua grande, grande voglia di sponsorizzare questa palla ovale, è riuscito a entrare anche nel flag. E volevo ricordare con Peppe il 2019. Il 2019 dove ti chiesi la cortesia di aiutare una nazionale italiana che era in procinto di andare a fare i campionati europei a Gerusalemme in Israele. Tu mi hai guardato e hai detto... Ci sto e sei pure entrato con noi in quell'aereo che ci ha portato a Gerusalemme. Raccontaci la tua esperienza con la nazionale italiana. L'esperienza è bellissima perché tutti i giovani, eh, sia ragazzi che ragazze, hanno questo affiattamento che hanno per lo sport. Tutti con le divise. Di, di colori bianco-azzurro e della nazionale italiana, con il marchio dell'Italia dell eh, sulle magliette, sia noi come accompagnatori che gli atleti. Poi i risultati, forse taglio un po' meno, eh, però la, siamo stati accolti con entusiasmo anche dal da pubblico israel, israeliano con altre nazionalità che partecipavano, mi sembra che erano nove, se non vado errando, nove nazionali d'Europa, eh, tra le più importanti diciamo, raggiungere il secondo posto è una cosa meravigliosa, alzare la coppa al cielo come nelle, nelle più grandi tradizioni di ogni sport che si presenti. Hai visto, oh, Peppe, la, la differenza di come vedi le partite? Qui in Italia di football americano, tutti questi omaccioni con il casco, l'armatura. Qui invece vedi dei grandi atleti di, vestiti come una, con una maglietta sponsorizzata da, da te, e un pantaloncino, sempre a giocare con la palla ovale in un campo più piccolo, 5 contro 5. Ogni giorno si, si alzava all'alba per ritornare al tramonto per giocare quelle 3 barra quattro partite sì, ma infatti il bello è che io lo dico sempre che oltre al rugby americano, il football americano questo è sì, il football il rugby americano, però più soft, molto più senza tanti contatti da mazzoni, vi dicendo, questo è un misto tra, tra atleti, tra corse, tra cose. Dove il contatto esiste in minima parte, perciò è molto, molto più apprezzabile, giocabile anche per diverse categorie di persone e di, di età. Ecco. Quindi vi ricordo che sei arrivato a Roma al Giulio Nesti, proprio del CONI, abbiamo fatto lì il pre-partenza. E abbiamo preso un aereo per Gerusalemme e poi quei cinque giorni fantastici, tutti insieme, nazionale italiana maschile e femminile. Sì, sì Eravamo insieme una sessantina, 60-70 persone tra atleti e accompagnatori, dirigenti, medici, vi dicendo. È bellissimo, ci guardavano tutti con la tutela divise, tutti uguali. Ci... Ci invidiavano, ci chiedevamo di che squadra eravamo, che sport facevamo. Abbiamo diciamo, sfondato una, una curiosità che magari che è, che non è dello sport proprio, non aveva mai provato, non aveva mai visto. Assolutamente sì, sono d'accordo perché arrivare in questa terra magari, magari sconosciuta giocare a flag football, un campionato europeo, è stata una cosa veramente toccante. Poi nel 2020 si dovevano giocare i campionati mondiali in Danimarca. Saltano per problemi di Covid. E notizia di adesso, anche se abbiamo qualche problematica. Notizia adesso, campionati mondiali 2021 in Israele. E guarda caso, Giuseppe Parato ha detto: Io ci sono ancora. Sì, ci sono. Adesso tocco un attimino valutare lì perché le. I contrasti che ci sono stanno prendendo un'escalation non, non piacevole per tutte le parti, da tutte le fazioni, perciò portare dei ragazzi spero che si chiariscano, però no, siccome non è una cosa da, da, da poco, preferirei magari se fosse possibile con sicurezza spostarli in un'altra un location o in altri tempi. Migliori, diciamo. Vabbè, ricordiamo che i campionati mondiali di flag football saranno a dicembre, quindi ci auspichiamo che tutto possa risolversi per il meglio. E con questo ringrazierò sempre GLS per tutto quello che fa sia qui a Pesaro, ma anche con la nazionale italiana. Grazie, GLS. Siamo con il capo allenatore, l'head coach della nazionale di flag football, e Giorgio Gerbaldi. Buonasera. E con lui volevo fare il punto sulla nazionale, sulla programmazione che lui ha indotto per arrivare ai campionati mondiali del 2021 a Gerusalemme, a dicembre. Un programma già iniziato da febbraio del 2020, sì. perché i mondiali devono essere. In Danimarca. Con Giorgio vorrei una spiegazione, un suo ricordo, quello che sta facendo con il suo staff. Beh, dunque, hai detto bene, Frank, abbiamo iniziato questo cammino da febbraio-marzo dello scorso anno, in quanto eh, agli albori del Covid non si sospettava ancora che ci sarebbe stato tutto questo sport, stop a livello sportivo così importante. Quindi abbiamo iniziato già allora la fase di selezione che poi ha visto la cancellazione dell'evento dei mondiali che si sarebbero dovuti tenere in Danimarca eh, nel 2020. La federazione internazionale ha sospeso tutte le competizioni sportive agonistiche internazionali, da poco è stata rifissata la data dei prossimi mondiali che sono spostati in Israele a dicembre del 2021, la candidatura di Israele ha avuto un grande successo per via del fatto che attualmente può essere ritenuta una delle pochissime se non l'unica nazione Covid-free e quindi abbiamo ripreso il percorso là dove l'avevamo interrotto con dei raduni invernali e quindi chiaramente off-season al fine di eh, verificare un gruppo allargato di giocatori tra cui poi eh, arrivare a estrarre i 15 giocatori a roster che andranno ad indossare la maglia della nazionale italiana ai prossimi mondiali a dicembre a Gerusalemme, appunto in Israele. Nel 2012 la FIDAF, la nostra federazione di football americano, ha chiesto a Giorgio Gerbaldi di iniziare questa nuova sua carriera da head coach. Però tu prima eri un giocatore. Sì, ero un giocatore, ho concluso la mia carriera qualche anno prima, anche fortunatamente avendo l'onore di indossare la maglia della nazionale, con una medaglia di argento al collo per una finale persa agli europei. Da lì in poi, eh, dopo un paio d'anni di stop, eh, sono stato chiamato dalla Federazione Italiana di Football Americano per fare il capo allenatore. Quindi è stato molto bello perché il passaggio da giocatore all'allenatore ti consente di non aver avuto distanze dal mondo sportivo se avviene in così poco tempo. Da lì devo dire un percorso, non so se è fortunato o comunque ricco di successi, per bravura, per merito, per capacità della federazione organizzativa, per la bontà dei nostri atleti, insomma un mix di cose che ha portato dal 2012 ad oggi a 5 medaglie internazionali. Parliamo di una medaglia di bronzo. Parlo della mia guida perché poi la nazionale italiana ha già vinto delle medaglie precedentemente, chiaramente. Comunque, ha un bronzo mondiale a Grosseto eh, nel 2014. 2014. ha eh, tre medaglie d'argento in finali europee eh, negli ultimi anni: l'ultima due anni fa in Spagna, in una finale scellerata, persa con. L'Austria la, ehm, e poi ultimamente proprio la più recente contro la Danimarca, anch'essa una finale persa. Hai avuto la fortuna, anche se sei un peserese d'adozione, di partecipare nel 2013 a un campionato europeo qui a Pesaro. Sì, è bellissima esperienza perché posso dire di aver giocato con la nazionale in casa, c'è stata una bellissima organizzazione, una bellissima ospitalità. Tra l'altro i ragazzi hanno vissuto il raduno di Pesaro che comunque come tutti i raduni nazionali è molto intenso perché si lavora 8-10 ore al giorno tra giochi in campo piuttosto che filmati, video e meeting di squadra in una bellissima città con un'accoglienza splendida. Cammino che anche quello è terminato con un'altra medaglia d'argento europea. Devo dire che c'è un po' questa eh, scimmia sulla spalla delle finali perse a livello internazionale può essere facile dall'esterno criticare, ma già arrivarci con continuità è eh, veramente tanta roba. Devo dire, eh, diciamo, a nostra parziale discolpa che nel nostro palmarès c'è anche una medaglia d'oro ai campionati europei di Beach Flag, che è la manifestazione svolta sulla spiaggia piuttosto che in un campo regolare. Sì, nel 2014 sempre a Grosseto. Con Gerbaldi volevo anche proiettarmi verso il futuro perché il futuro ci vede dei campionati dei World Games nel 2022 in America e una possibile, quasi sicura, partecipazione per la prima volta alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Allora non so se ci sarò eh, come capo allenatore, questo non spetta a me dirlo, eh, fra tanti anni però diciamo che il cammino è iniziato ormai l'anno scorso perché le prime ehm, cinque squadre europee si sarebbero qualificati ai mondiali prossimi venturi che si giocheranno in, eh, in Israele a Gerusalemme e l'Italia essendo arrivata seconda ha avuto il merito di qualificarsi per questa competizione internazionale, cosa tutt'altro che scontata devo dire. Di lì in poi, giocando ai mondiali a dicembre 2021, se dovessimo arrivare tra le prime sette, e questo è il nostro obiettivo mio personale, dei giocatori e della federazione, arrivare tra le prime sette vorrebbe dire raggiungere un altro ambizioso traguardo che è quello di essere tra le nazioni partecipanti in Alabama, negli Stati Uniti, nel 2022, ai War Games, eh, dove ci sarà anche il flag football come sport ospitato chiaramente. E sono l'anticamera delle Olimpiadi, non a caso l'altra data che hai citato te, quella del 2028, un po' più in divenire, ma eh, dovrebbe vedere il flag football come disciplina inserita proprio negli sport olimpici. Quindi vorrebbe dire chiaramente un salto di qualità importantissimo per il nostro sport. E per finire, presentami il tuo staff. Beh, dunque eh, chiaramente una nazionale a questo livello non può essere allenata da solo ritengo di avere due tra i migliori allenatori in circolazione senza dubbio in Italia ma anche a livello quotato a livello internazionale quindi mi avvalgo della collaborazione di due coach divisi per reparto, l'offensive coordinator Giuseppe Strano di Catania, eh, amico di lunga data, avversario prima in campo e poi, diciamo così, eh, ci siamo formati insieme nei vari corsi di formazione eh, a livello nazionale e poi l'ho voluto fortemente nel mio staff e Enrico Leonardi pesarese e anche il mio collaboratore negli Angels e decisamente uno dei più forti defensive coordinator presenti in circolazione, e anche lui da tanti anni, prima come giocatore e capitano di questa nazionale e ora come defensive coordinator. Siamo qui con Enrico Leonardi, eh, Enrico Leonardi pesarese. Riclonardi è giocatore di football americano e giocatore di flag football. Flag football che ti ha visto protagonista come giocatore e adesso ti vede protagonista come defense coordinator della nazionale italiana. A Enrico, a Leo, vorrei chiedergli qualche suo ricordo della nazionale come giocatore. Ok, eh, ma la, mia, la mia carriera in nazionale a flag è iniziata direi nel modo migliore nel senso che ho, abbiamo subito vinto una medaglia di bronzo ai mondiali a Ottawa in Canada mm. eh, battendo tra l'altro in finale nella, semi, nella finale terzo quarto posto proprio campio, i, cam, gli ex campioni e i padroni di casa quindi la squadra del, del Canada quindi è stata veramente una bella soddisfazione poi ho avuto anche altre belle soddisfazioni e tanti ricordi sicuramente eh, boh, il campionato europeo Giocato a Pesaro, giocato davanti ai miei diciamo, amici, compagni di squadra. Siamo riusciti a prendere una medaglia d'argento. E, e l'altro bronzo mondiale che abbiamo vinto a Grosseto, sempre in Italia. Anche lì è stata una bellissima esperienza, un bel gruppo. Bellissimo ricordo anche quello. Tanta esperienza in campo, tanta esperienza che porti ai tuoi attuali compagni di flag football dei ranocchi angels sono amici so che è molto difficile collegare l'amicizia e essere severo come allenatore però come ti trovi e cosa cerchi di insegnare ma allora eh, per me è sicuramente un piacere poter continuare questo progetto di flag football che mi piacerebbe ricordare che è iniziato da giancarlo russo un nostro compagno di squadra che ha, ha deciso, adesso non ricordo esattamente in che anno, si, siano rifonda, cioè si è fondata la squadra di, di flag football a Pesaro, eh, però grazie a lui insomma, eh, questa squadra si è iscritta al primo campionato e da lì eh, abbiamo ogni anno... Cerchiamo insomma di, di continuare questo progetto. E per me, ripeto, è un piacere perché poi mi dà modo anche di, di poter giocare, visto che prima Franca ha detto che sono un giocatore di, di Taco football, lo ero, ora sono solo un, un misero giocatore di flag e, e quindi cerco di, insomma, di tramandare quello che è la mia esperienza in campo ai, ai ragazzi, ai giovani e cercare di, di mettere un po' di. Di passione in questo sport che è sicuramente divertente ed è un modo anche per poi per, per applicare alcune tecniche che sono sicuramente propedeutiche anche per il take all football. Tanto, tanto tempo tolto al tuo divertimento, tolto al tuo lavoro, però tante soddisfazioni: tante soddisfazioni perché penso che hai trovato qui gli amici, gli amici di sempre. E cosa vorresti dire a un ragazzo che vorrebbe iniziare a giocare a flag football? Ma io in questo ambiente mi sono subito trovato benissimo, nel senso che giocavo a calcio. Eh, tra l'altro ero anche discretamente bravo. Eh, poi, così un po' per gioco, dei, dei miei amici mi hanno detto: Ma perché non vieni a provare? Io da quel giorno, dal giorno che ho provato, non ho mai smesso, non ho. Cioè, non ho più smesso perché per me è stata veramente una scoperta bellissima il fatto di trovare un gruppo così coeso di persone che comunque lottano, faticano, si sacrificano per, ehm, per degli obiettivi comuni e allo stesso tempo ehm, diciamo, soffrono mh, perché comunque poi questo sport a volte è anche uno sport fra virgolette doloroso e il fatto di condividere tutte queste emozioni è sicuramente un collante che poi rimane e fa sì che nella vita fuori dal, dal football poi ci si riveda e si abbia piacere comunque di condividere anche altre esperienze. Noi come Ranocchi Angels partecipiamo a un campionato di seconda divisione perché l'avete deciso voi. Sì, allora in Italia ci sono due divisioni maschili, la prima divisione e la seconda divisione. In realtà la prima divisione prevede la possibilità di far partecipare solo giocatori maschi, mentre nella seconda divisione c'è anche la possibilità di fare squadre miste, quindi maschi e femmine. E siccome noi come Ranocchi Angels mh, abbiamo la fortuna di avere due ragazze che giocano eh, con noi, che da sempre più o meno ci seguono, abbiamo anche quando avevamo vinto qualche anno fa la, la seconda divisione, quindi eravamo... Eh, di diritto eh, iscritti alla prima divisione, abbiamo scelto di rimanere appunto nella seconda per poter dare modo alle due nostre ragazze, a Cristina e a Martina, di poter comunque continuare a giocare con noi perché quello che a noi piace è, appunto è stare insieme, fare gruppo, divertirci e poi se riusciamo a vincere, tanto meglio. Insomma, bene. Il gruppo che tu, essendo nazionale, prima come giocatore, ripeto adesso come allenatore lo rivedi, lo rivedi un po' più distaccato e cerchi di portare questa famosa medaglia d'oro che la federazione vuole <ride> al collo di tutti. Eh sì, eh, ci proviamo, ci proviamo da anni, eh, da anni che siamo sempre vicini a raggiungere il risultato più ambito, che è questa benedetta medaglia d'oro che l'Italia non ha mai vinto, abbiamo vinto svariati... E medaglie d'argento, adesso non ricordo, ma forse 4-5 medaglie d'argento, eh, almeno 2-3 bronzi mondiali. Eh, però non siamo mai riusciti a vincere. Ci manca ancora quel qualcosa e mi auguro che quest'anno sia l'anno giusto. Stiamo lavorando bene, abbiamo lavorato bene, i ragazzi sono, sono pronti, anche se. Quest'anno so, siamo un po' sfortunati con alcuni infortuni, ma va bene. Il fatto che li abbiano posticipati a dicembre sicuramente ci darà tempo di recuperare qualche pedina importante. Non so se casualità o voglia di crescere, ma come ultima battuta volevo dire: qui abbiamo un, un pesarese allenatore, un, pesa, un pesarese d'adozione, sempre allenatore, e Banca Generali, natana.doc. GLS Pesaro, sponsor ufficiali della Nazionale di Flag Football. Siamo arrivati alla quarta puntata di A Come Angels come sempre devo ringraziare Rossini TV e il canale 633. Questa puntata abbiamo parlato di Flag Football. Flag Football uguale Angels Pesaro, uguale Nazionale Italiana. GLS Pesaro sponsor sia del Flag Football. Angels Pesaro che da nazionale italiana. Quindi vi aspetto ogni martedì e venerdì al campo di muraglia dalle 8.30 della sera, saremo lì a farvi capire cos'è anche questa disciplina. La squadra si sta preparando in questa settimana per affrontare la partita di domenica 23 a Roma. Seguiteci e forza Angels!